concorrente del Grande Fratello 2019, rischia la squalifica. Di chi si tratta? Lunedì scorso 8 aprile 2019, in prima serata su Canale 5, ha preso il via la 16ª edizione del Grande Fratello, il reality show targato And Not Shy in Italy. Per il secondo anno consecutivo alla guida del programma Mediaset c'è Barbara D'Urso, che per il momento sembra avere il monopolio della rete ammiraglia del Biscione. Al suo fianco ci sono il veterano Cristiano Malgioglio e la nuova arrivata Iva Zanetti. Ma già a distanza di alcuni giorni un concorrente molto esuberante è finito nel mirino del pubblico napoletano e non ti chiede a gran voce la squalifica immediata. Di chi stiamo parlando e cosa è successo? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. Cristian imparato a rischio per la frase shock sui napoletani. Due giorni fa Cristian Imparato, vincitore di Mio Canto, parlando della rivale Carina Cascella, si è lasciato andare a delle affermazioni abbastanza forti. Mentre discuteva con alcuni coinquilini del Grande Fratello 16 ha detto questo: l'ho conosciuta. È una grande scro, cornutazza napoletana. Frase considerata dagli utenti napoletani e campani in generale come una discriminazione territoriale. Inoltre telespettatori ed internauti hanno chiesto agli autori del reality show di Canale 5 di squalificare il giovane cantante palermitano. Con molta probabilità nel secondo appuntamento del GF16 in onda lunedì prossimo 15 aprile in studio si parlerà di questa spinosa vicenda. Intanto ieri a pomeriggio 5, Carina Cascella ha replicato ad Imparato, non arrabbiandosi del tutto, affermando che il ragazzo lo avrebbe detto in modo ironico. Sarà squalificato o verrà solo ripreso da Barbara D'Urso con un comunicato ufficiale? Non ci resta che attendere per sapere qualcosa in più. Sicuramente si discuterà anche della vicenda sull'altro inquilino Michael Terlizzi, visto che Cristian lo ha messo in crisi per via dell'orientamento sessuale. Il cantante è convinto che il modello sia gay come lui.